Mister, qual è la condizione della squadra? Se ci sono delle defezioni. La condizione è buona, stiamo andando quotidianamente, insomma, con temperature anche importanti, però c'è grande partecipazione, grande entusiasmo, grande voglia di voler fare bene come stiamo provando a fare. Abbiamo fuori Alberto Masi ancora per infortuni, e poi c'è Sabelli che è fuori da tanto e tra un pochino dovrebbe tornare con noi e gli altri dovremmo essere tutti a disposizione, chi un po' più pronto, chi un po' meno, ovviamente c'è qualcuno tipo Antonio che sta lavorando benissimo, lavorando con grande entusiasmo, ma ha bisogno ancora di un po' di tempo per ritrovare la sua miglior condizione che è quella che tutti quanti vogliamo, per fargli esprimere le sue qualità. Mi chiedo se ha dei dubbi, se tra i dubbi ci può essere quello del terzino destro, se abbiamo se delle possibilità di giocare da primo. Ma abbiamo ancora due allenamenti davanti, ci alleniamo oggi, ci alleniamo domani mattina, quindi mi piace avere a disposizione tutti i ragazzi, mi piace avere tra virgolette dei dubbi, perché ovviamente vuol dire che i ragazzi mi mettono in difficoltà e mi piacerebbe continuare ad averli, perché vuol dire che tutti quanti siamo partecipi di quello che stiamo facendo, tutti quanti ovviamente abbiamo tanta voglia, hanno tanta voglia di voler essere protagonisti, sapendo che in campo scenderanno 11, ne entreranno 3 in ogni partita. Ma sapendo anche che è un tasto su cui batto tantissimo, che ci sarà bisogno di tutti in tantissimi momenti del campionato, quindi dovremo continuare a fare quello che stiamo facendo. Nel caso di grado di giocare più o meno la condizione atletica. Sì, sicuramente ha la condizione per poter essere presentato insieme ai suoi compagni a Capri. Franco? Senti, non si può dire nulla ovviamente perché siamo all'alba della stagione, però le neopromosse si sono subito presentate come quelle dell'anno scorso, perché Cremonese e Foggia hanno vinto in trasferta, che non è mai facile anche in Coppa Italia, no? Il Parma qui si è difeso, però è venuto a giocarselo, solo il Venezia mi pare che abbia perso in casa, però si può già dire che attenzione a queste signore perché da grandi grattacapi anche quest'anno, lo dico anche in riferimento al fatto che giochiamo contro la neopromossa. Come la vedi questa storia del neopromosso? Concordo perché lo si può dire, lo si è detto e lo si dovrà ridire, perché ovviamente sono state neopromosse le squadre con grande blasone che hanno voglia di essere protagoniste anche nel campionato di Serie B, nonostante arrivino da un campionato di Lega Pro. E il fatto che da tanto tempo e per tanto tempo credo che si dirà che questo campionato è un campionato di livello molto molto alto, è reso di questo livello così alto anche dal fatto che queste neopromosse più che delle sorprese, sono delle realtà. Sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte che viene qui con tanto entusiasmo. Ha fatto un anno ricco di successi, è ripartita con una vittoria fuori casa. Credo che abbia allestito una formazione in grado di poter essere competitiva nel campionato di Serie B e sappiamo che sarà una partita difficile, almeno quanto lo è stata quella che abbiamo appena passato. Massima attenzione agli avversari, grande voglia di ripetere nell'atteggiamento la partita passata, provando a fare meglio in tanti aspetti perché sappiamo che possiamo migliorare tantissime cose. Allora, vediamo questi miglioramenti su tanti aspetti. Io ti dico le mie perplessità in una partita che il Bari ha vinto, in cui ha lasciato pochissimo all'avversario, perché oltre alla distrazione iniziale, credo che il Bari abbia concesso pochissimo. Questa è una delle note forse più positive, perché il pallino l'hai avuto sempre tu e non l'hai dato quindi mai agli altri. La perplessità che io avevo durante la partita, fatta eccezione per l'ultimo quarto d'ora in cui oggettivamente abbiamo creato molto in relazione a quella che era una squadra che stava dominando la partita, per il resto della partita abbiamo tenuto il pallino, abbiamo giocato molto, abbiamo tenuto molto come vuoi il possesso di palla, ma siamo mancati nella fase proprio di andare a concretizzare, poi di finalizzazione. Cioè gli ultimi 20 metri abbiamo tirato poco, no? Non so se tu hai l'hai vista sicuramente tante volte. Quindi è questo uno dei punti da migliorare, cioè abbiamo prodotto poco per quello che stavamo facendo, perché oggettivamente il Parma si è messo dietro la linea del pallone
arrivederci, grazie, venitemi ad attaccare. Possiamo creare molte più occasioni rispetto a quanto abbiamo avuto in palla da gioco, questo sicuramente, e possiamo anche difendere molto meglio rispetto a quante occasioni abbiamo lasciato agli avversari, quindi al di là di quanto nei dati effettivi siamo riusciti a concludere o siamo riusciti a concedere poco, credo che in entrambe le fasi abbiamo tanti margini di miglioramento, perché delle potenziali azioni di fase difensiva ovviamente siamo stati molto generosi nel recuperarle, però ne abbiamo concesse diverse potenzialmente agli avversari andandoci a imbucare in una squadra che si voleva difendere all'interno dell'area. Invece il fatto di poter provare a giocare con un pizzico più di serenità e poter provare a difendere mentre proviamo a giocare sicuramente sono degli aspetti che possiamo migliorare tantissimo, ma mi piace che riusciremo a migliorare nel tempo tutte le fasi di gioco, perché l'una determina l'altra. Fondamentale il fatto, come ha detto lei all'inizio, che una squadra che è solida sicuramente nel tempo riesce a proporre qualcosa in più, e quindi mi piacerebbe rivedere quell'aspetto, che è l'aspetto che determina poi i miglioramenti sia nel gioco che nella fase difensiva. L'azione sta partendo come vuole Grosso, nel senso che fra i dettami del gioco di Grosso i centrali difensivi sono quelli che poi devono dare spesso, no? L'azione sta partendo come vuoi oppure c'è qualche cosa anche lì da migliorare? Lavoriamo insieme da non tantissimi giorni, mi auguro che avremo tanto tempo davanti per poter fare tutto quello che abbiamo voglia di fare, e i margini di miglioramento, quando dico che per me sono enormi, è perché vedo davanti a noi tante cose da poter migliorare. Non mi piace puntare sugli uni piuttosto che sugli altri, perché credo che in ogni fase mi piacerebbe che tutti riuscissimo ad essere partecipi, e quindi quando parlo della fase difensiva non parlo dei difensori, quando parlo della fase offensiva non parlo degli attaccanti. Mi piace tanto parlare di squadra perché ci credo tanto in questo concetto, ci credo tanto che è la squadra che determina le fasi, e questo è il miglioramento grande che possiamo fare, essere partecipi tutti nel gioco al di là che sia una fase offensiva o una fase difensiva. Leonardo? Sì, mister, so che a lei non piace parlare dei singoli, però le chiedo se De Lia si sia meritato un posto da titolare e se nel caso in cui dovesse giocare Fiamozzi a destra, ovviamente a Teglio tornerebbe a fare la mezzala. E poi un'altra cosa, per lei la Coppa Italia è un obiettivo importante oppure una fase di transizione per arrivare bene al campionato, sapendo che se dovesse superare la Cremonese poi c'è il Sassuolo, che è un obiettivo importante? Per me è un obiettivo importante ogni giorno che affrontiamo insieme con i ragazzi, perché volendo provare a fare meglio di quello che stiamo facendo, tutti i giorni sono determinanti per poterci riuscire, e quindi intravedo questa partita difficile da affrontare come una grande opportunità per ritestarci ancora contro una squadra che sicuramente ha dei valori importanti, quindi al di là dell'obiettivo Coppa Italia, che mi sembra un pizzico grande come obiettivo, mi piace tanto avere come obiettivo il fatto di esserci meritati ancora una partita per provare a andare avanti in vista di quello che è il nostro principale obiettivo, fare bene nel campionato di Serie B. Chissà, oggi avete ufficializzato l'acquisto di Yokohama, cioè che capisca da tutti, le chiedo cosa manca alla Rai per essere completa. Io oggi sono qua perché mi piace parlare della partita che c'è domani, visto che è anche una partita importante, visto che è una partita che ci serve a provare a fare meglio quello che stiamo facendo, quindi del mercato se ne sta occupando il direttore, come ho detto più di una volta, abbiamo parlato tante volte, sappiamo quello che si può fare meglio, ma sappiamo che abbiamo tanti ragazzi bravi, quindi mancano ancora tanti giorni, ci saranno tanti movimenti, perché è un mercato strano che dura tantissimo, strano come l'è sempre stato, dura tantissimo, ma all'inizio insomma è sempre molto particolare, quindi poi nel finale ci sono tanti più movimenti. Io mi auguro che ci siano i movimenti giusti, perché sono contento dei ragazzi che ci sono, mi stanno mettendo dentro grandissima disponibilità. Ovviamente ci sono delle regole che tutti quanti conosciamo e che quindi oltre un certo numero di tesserati di una certa annata non si può andare, quindi dovremmo essere bravi a creare il mix giusto tra ragazzi un po' più grandi e ragazzi un po' più giovani. Credo che lo stiamo facendo, abbiamo preso dei ragazzi interessanti, ce n'erano già tanti,
e quindi sono contento di quello che ho a disposizione, ma sto pensando soprattutto a provare a fare meglio con tutti i ragazzi che ho. Poi ovviamente chiunque arriverà sicuramente sarà stato condiviso con la società e ben venga, perché ovviamente arrivare a una piazza così come lo è stato per me, come lo è per tutti, è sicuramente motivo di grande orgoglio e ci deve rendere ancora più responsabili nel fatto che dobbiamo mettere tutti i giorni tutto quello che abbiamo per provare a fare quello che avremo voglia di fare. Le ultime? Anche domani, presenza a giorni oppure no? Beh, già ho risposto, ho a disposizione tutti i ragazzi, tra cui Franco, che come ho detto più di una volta, non mi stancherò mai di dirlo, ma non le dico le cose per regalarle, non mi piace dire le cose in cui non credo, mi piace dire le cose in cui credo, forse ecco perché a volte parlo un po' meno. Sono straconvinto che le qualità sue saranno determinanti per questa squadra nell'arco di questo campionato. Per completare, cioè, si può dire, è sbagliato dire che l'obiettivo in questo momento da parte sua è anche fare in modo che il centrocampo abbia quella qualità senza Brienza, oppure no? È corretto oppure no? No, non è corretto, perché per me Franco è un giocatore determinante di questa rosa. Flavio? Mister, abbiamo visto Anderson in prova, come si sta comportando? Anderson in prova. Rimarrà ancora qualche giorno, avremo tempo per guardarlo meglio, perché non abbiamo fatto grandi partite, quindi non sono riuscito a vederlo bene a campo grande. Avremo tempo la settimana prossima per vederlo meglio. Domenico, l'ultima? È la stessa. Ok, perfetto. No, se non ci sono... Visto che non ha giocato, non ti sono fermi più singoli, però non ha ancora giocato Iocolano. Andare a prendere Iocolano, che è un giocatore che viene a Lega Pro, che presumibilmente viene con una grande fame, perché chi non ha mai visto la Serie B viene per mangiarsela, ci dici qualcosina in più sulle caratteristiche, su che cosa più o meno, perché è mirata la cosa, non è che vai a prendere Iocolano così. Vorrei tanto dirle qualcosa in più, però credo che ha toccato dei tasti fondamentali, che al di là che si arriva dalla Lega Pro, si scende alla Serie A, quello che mi piace a me avere tra le mani è avere dei ragazzi che hanno tantissima fame, perché ovviamente è la base determinante per poi costruire tutto il resto, quindi sicuramente è un giocatore che ha tante qualità, esterno, come hanno tanti i suoi compagni, nei ruoli centrocampo, forse. Può occupare anche lui diverse posizioni, vedremo meglio quali saranno quelle che più si addicono e quelle che gli renderanno più facile fare quello che sa fare. Bene così, grazie a tutti. Buona giornata.